Oggi per Farid è come se fosse Natale. Ha l'adrenalina a mille mentre in compagnia del suo amico Christopher si sta recando in quello che per lui è un vero e proprio luogo di culto. Ecco, adesso vedrai sto negozio che è una bomba, eh. Sono arrivate le Jordan, quindi devo andarle a ritirare. Sei carico per gli acquisti? Di brutto! Non vedo l'ora! Oh, finalmente! Senti questo odore di plastica, di petrolio, di scarpe! Questo è buonissimo! Oh, Chicco! Tutto bene? Bene. No, ti presento Christopher? Ciao, piacere, Federico. Dimmi, sono arrivate. Oh. Te le prendo subito. Vai. Quei momenti tu li aspetti come veramente fosse quasi Natale, se sei un appassionato come me. Sono arrivate solo 30 pezzi, c'erano 100 persone fuori dal negozio dalla sera prima. Vai. E questo è il tuo paio tenuto da parte. Sì! Sono delle Jordan quasi uguali a quello che avevo già, ma cambiano sempre tanti piccoli particolari. Sentiamo. Odore di petrolio puro. È un odore strano. Però che belle. Ti devo ringraziare pubblicamente, quindi non scappi. Mo' facciamo la storia. Raga, siamo qui. Chicco mi ha tenuto le Katrina che io aspettavo da ben un anno, perché sono un malato di Jordan 3. Chicco, grazie. Sì, mi hai salvato, perché non potevo veramente vivere senza queste scarpe. Ciao. Top. Queste erano quelle che proprio a cui tenevo di più. Però ce n'è un altro paio che volevo vedere, che te avevo detto. Le caramelle di Kyrie Irving sono delle scarpe super limitate. Sono la collezione, la linea di Kyrie Irving, che è un playmaker super top dell'NBA, uno dei miei preferiti attualmente in attività. Guardale! Oddio! Allora, procedimento ti ho insegnato qual è. Com'è che si fa? Bravo, si annusa. Petrolio. Petrolio. Però che spettacolo sono. Sono chiamate caramelle perché sono una scarpa giallo fluo e una scarpa viola. Con queste vado a Bel Air e divento Will Smith, il figlio, un po' più grasso, un po' più basso, però. Farid, lo sappiamo, non si accontenta certo di due paia di scarpe limited edition. Come un bambino a Disney World, il suo shopping tour continua. Le Jordan sono come un piatto, come un secondo d'eccellenza di classe. Vanno sempre accompagnate a qualcos'altro. E quindi di contorno ci abbiamo messo t-shirt, felpe, borse, e chi più ne mette. Queste sono super ciabatta bianca da pappone. Cioè queste praticamente le avremmo io e Gekale. È proprio ad una papponanza quella roba. Però raga, sono stracomode. Belle, comode però. E io ho istruito anche un po' Christopher alla cultura cestistica dell'abbigliamento e delle sneakers. Poi, caspita. Cioè queste sono le storiche, le Harwood, le cosiddette Harwood, le canotte che hanno fatto la storia del basket. E sto cercando di un po' passargli questa mia passione e farli provare anche lui a indossare un po' di Jordan piuttosto che altro. Obiettivamente sono belle, eh. Cioè, bella. Cioè comunque, anche se non ami il basket, sono tipiche queste qua. E finalmente arriviamo a casa tua. Il tuo privé questa qua. Fai un inchino a sua maestà. Qua è un altare, un inchino. Vai, accomodati. Guarda. Io metterei anche un angolo per le offerte. Pax, questa è appena arrivata. Top! Ottimo, bellissima. Sì, ma avevo visto anche quei pantaloncini lì. Bianco, quelli bianchi. Com'è? Le scarpe sono uno spettacolo. Molto impegnative, ma ci sto. Sono andato per un paio e sono uscito con una marea di roba. 6 t-shirt, i 2 pantaloni, canotta di Carter, le 5 felpe, lo zaino. Le scarpe, le ciabatte. Ok, Fax, sono 1.660.